Il settore alberghiero è allo stremo delle forze. Gli alberghi, che in questo periodo hanno deciso di continuare l'attività, riescono ad operare unicamente con i lavoratori che sono chiamati a spostarsi per l'Italia. Poche camere occupate durante la settimana, tutte singole con spese quindi contenute, praticamente nessuna camera affittata durante i weekend, personale ridotto e futuro alquanto incerto. Nella giornata di martedì, la minoranza in Consiglio Comunale a Ravenna aveva proposto di lasciare agli operatori del settore la tassa di soggiorno come aiuto di fronte alle perdite. Proposta però non accolta. Eppure il settore chiede interventi da parte degli organi locali, non potendo ricevere aiuti da parte dello Stato. Qui tutti parlano di quelle aziende chiuse per DPCM. Gli alberghi non sono stati chiusi per DPCM, però di fatto, bloccando la circolazione delle persone, noi è un anno che quando è andata bene a luglio-agosto abbiamo perso il 30%. Io le parlo dall'Hotel Diana, noi abbiamo i 4-5 dipendenti nostri che sono tutti quanti in cassa integrazione. Quindi io sto qui con queste poche persone, faccio tutto io. E ripeto, io sono riuscito a rimanere aperto semplicemente perché conto su di me e ho smesso di contare le ore che io passo qui dentro. Ma in alberghi con situazioni più complesse di organizzazione, dove si danno in cambio la reception, dove si danno in cambio la notte e il giorno, gli alberghi hanno preferito sospendere l'attività, perché i costi del personale sono sproporzionati confronti ai costi ai ricavi. E le aspettative per i prossimi mesi? Le aspettative noi abbiamo già capito, tanto la Pasqua la diamo già per sacrificata, per bruciata. Secondo noi, speriamo di sbagliarci, la sensazione è che sia Pasqua che il 25 aprile rischino di saltare per evitare delle esplosioni in assembramenti, però è chiaro che più andiamo avanti nel tempo più ci conforta il fatto che aumenterà il numero dei vaccinati. Quindi dovremmo uscire da questa situazione, però i tempi sono ancora lunghi e dico la verità, qualche aiuto è arrivato dallo Stato, qualche cosa è arrivato dalla Regione. Il Comune di Ravenna ha fatto uno sconto sulla Tari, ma probabilmente per il fermo che noi abbiamo subito per molti di noi non è sufficiente. Tant'è che in città comunque molti alberghi hanno alzato bandiera bianca e hanno chiuso. Con la seconda stagione consecutiva, diciamo, a servizio ultra ridotto, c'è il rischio che a fine anno siano altri a chiudere. C'è il rischio che qualcun altro alzi la bandiera bianca, noi stessi ci stiamo interrogando, noi stiamo lavorando con 10 camere al giorno, sulle 33 che abbiamo disponibili, noi non riusciamo a lavorare col 30% di occupazione, soprattutto con il fatto che queste camere vengono occupate durante la settimana e il weekend è completamente fermo, tant'è che noi durante il weekend siamo costretti ad alzare la bandiera bianca. Chiaro che col senno del poi siamo tutti più bravi, ma se invece di pensare ai ristori si fossero congelate le spese alle aziende, molte aziende perlomeno avrebbero tentato di rimanere aperte. Quindi se tu mi congeli le spese, o meglio, io non dico non mandarmi la bolletta della luce, ma non è possibile che se su 200 euro di consumo di luce a me la bolletta arriva di 400. Lo stesso canone RAI, la stessa SIAE, ci rimandano i pagamenti, ma ragazzi, rimandare i pagamenti è come allungare la corda all'impiccato.